Ottavia Fusco Squitieri, per lei un ritorno a casa in questa edizione di Asti Teatro, che tra l'altro gioca in casa perché lavora con tantissime risorse culturali del territorio. Com'è per lei questo ritorno? Sempre emozionante, davvero sempre emozionante perché io sono, come si saprà, nata ad Asti, nata e cresciuta ad Asti fino al liceo scientifico. Finito il liceo ho fatto finta di iscrivermi a legge per accontentare papà, ma poi in realtà sono andata a Roma a inseguire il mio sogno di lavorare con il teatro e con la musica. Tornare in teatro per me è un grande, grandissimo risultato. Devo dire che ogni volta che vengo ad Asti faccio poi il mio giro della nostalgia, i giardini pubblici dove giocavo, via Pascoli dove abitavo, e poi mi fa piacere vedere gli amici di scuola. Insomma, sono sempre dei bei ritorni e sono dei meravigliosi ritorni, soprattutto quando a fare da sfondo c'è questa meraviglia, il nostro orgoglio cittadino, un teatro stupendo, uno dei più belli d'Italia, assolutamente. Senta, nel suo spettacolo parla di cattivi. Sì. Chi sono i cattivi di oggi? Ma dunque, nel mio spettacolo si parla di cattive delle fiabe e come saprai le fiabe sono archetipi di quello che è l'uomo, di quella che è la natura dell'uomo. Quindi nel mio spettacolo, costruito per melologhi, il melologo è un monologo non con accompagnamento musicale, un melologo è un monologo intrecciato alla musica. Ho una pianista straordinaria che si chiama Orietta Caglianiello. E sei musiciste e sei compositrici hanno scritto per me queste sei storie, questi sei racconti delle cattive, delle fiabe che finalmente dicono le loro sacrosante ragioni, sostenendo che senza di loro ovviamente le eroine buone non sarebbero mai esistite. Quindi più che chi sono i cattivi di oggi sono quelli che esistono da quando l'uomo è sulla terra. Si tratta di, così, di fare una riflessione sul bene e sul male, e se non esiste il bene, non esiste il male. Sono riflessioni ataviche che le fiabe ci aiutano ad affrontare in modo leggero, apparentemente divertente, ma molto profondo. Manca forse un po' la potenza metaforica della fiaba, che, come ha detto giustamente lei prima, cerca di individuare quello che è il bene, quello che è il male. Manca la potenza metaforica della vita, punto. Siamo purtroppo in un'epoca che non sono io la prima a definirla così, ma siamo davvero in un medioevo dell'anima. E quindi qualsiasi cosa serva a svegliarci, a darci una consapevolezza, io credo che l'uomo possa essere vicino a una nuova consapevolezza esistenziale. E come sappiamo, per arrivare al Rinascimento bisogna passare dal Medioevo e noi ci siamo in pieno. Bene.